tantissimi. La selezione non è stata facile perché solo su Film Freeway, appena aperta l'iscrizione del festival Film Freeway, sono arrivati 180 titoli da tutto il mondo, quindi non è stato facile. Tant'è vero che l'abbiamo divisa in due a un certo punto, italiani e internazionali. Non mi chiedere di ricordare adesso tutti i titoli, però vanno da, da corti deliziosi come American Marriage, che io pensavo stava fatto, è da un regista italiano che vive a New York, è veramente, veramente delizioso, a corti molto seri, anche per gli italiani, sull'abuso e la violenza sulle donne, a corti curiosi e strani, c'è un corto di 3 minuti tedesco che troverete delizioso. E c'è anche il film La ricetta della mamma, che è tratto da un racconto che sarà al Teatro Greco, tra l'altro, da un racconto di Giorgio Paletti, che proietteremo proprio il 4 luglio nel ricordare la sua scomparsa a 5 anni. C'è il premio Oscar Skin, che ha vinto quest'anno come miglior cortometraggio, prima di uno dei film. C'è un film con, tra l'altro, anche attori, sono anche corti con attori famosi come Lost My Mother's Ashes. Comunque lo troverete molto, mi sono ispirata molto alla programmazione anche di Sundance, che ci dice, no, i corti in blocchetti, in modo da alcuni film verranno proiettati, alcuni corti prima di un film, se il film ha una durata tale da permettere la proiezione di un film, cercando anche di legare un po' i temi. Altri proprio un blocco di 2 ore, un corto dopo l'altro. A me piace vedere, sì. Io adoro i corti, lo trovo una bella forma di espressione, quindi se piacciono i corti si divertirà. Possiamo anche ripetere, tra l'altro, la bellezza di questa sala C, che è questa nuova sala nella casa del sala del cinema, che grazie, sarà proprio anche quella, potremo ripetere alcuni di questi film in quella sala. Sì, ci voglio con l'occasione intanto ringraziare l'organizzazione del Festival di Video Bank, che ci ha stato estendo, poi resterà per tutto l'anno, per tutta una serie di eventi che nel corso dell'anno organizzeremo proprio la casa del cinema, l'abbiamo così battezzata così, saranno circa 90 posti disponibili e speriamo di assicurare anche alla città un luogo di incontri, un luogo che fa cinema, ma anche si presentano libri e si può fare anche così dell'altro. Quindi siamo molto orgogliosi di valorizzare così l'immobile che l'amministrazione comunale di Tormina ha conferito in comodato d'uso per 30 anni alla fondazione, e così questo luogo della città, che il pieno centro della principale via di Tormina, sarà un luogo di incontro.